Invece lei è molto ottimista, da quello che leggo nella sua intervista di stamattina, sulla cura dei monoclonali, gli anticorpi monoclonali. Ricordo che Donald Trump è stato curato nel giro di 2 o 3 giorni con questa cura, quindi già c'è stata una sperimentazione molto precisa sul presidente degli Stati Uniti d'America. Ci spiega se questa cura può essere la risposta e perché ancora non lo è? Anche questa cura è in fase sperimentale, mi dicevano alcuni medici che è una cura che costa una quantità di soldi mostruosa e quindi sarà difficile mettere a disposizione di tutti. Insomma, qual è la situazione dei monoclonali, professore? Mentre un vaccino è inteso come misura di prevenzione dell'infezione, quindi può essere in grado di prevenire non solo la malattia, ma anche l'infezione, gli anticorpi monoclonali sono un'immunoterapia, quindi vengono applicati in soggetti che siano già infettati. E diciamo che anche se un po' più indietro, perché gli studi sono due aziende, una Regeneron, una piccola biotech americana, e un'altra invece è l'Eli Lilly, che è una grossa industria farmaceutica, sono in fase 1-2, quindi un po' più indietro rispetto alla fase 3, dove si prova l'efficacia del farmaco, del vaccino su una larga popolazione di pazienti. Ecco, sono ancora pochi i pazienti trattati, ma con risultati molto importanti per quanto riguarda, per esempio, la diminuzione dei sintomi. Erano pazienti medio-gravi, quindi con sintomi che compromettevano anche in alcuni casi la sopravvivenza, con prognosi alquanto negativa, quindi hanno risposto per quanto riguarda sia i sintomi che il tempo di degenza in ospedale che anche la Scusi, professore, io sopravvivenza, mi metto nei panni però di chi sono mi sta fasi seguendo ancora da casa. preliminari. La domanda che ci facciamo noi è: ma se mi ammalo io, o una persona, o un mio telespettatore, una persona normale di coronavirus, tra quanti mesi, tra quanto tempo potrò essere curata come il presidente Trump? Ecco, la risposta è forse ancora più tempo, anche perché non sono disponibili in grandi dosi, anche se si basano su tecniche di ingegneria genetica, per cui possono essere sviluppati poi alla fine quando si ottimizza la produzione in larga quantità, ma oggi non sono disponibili, non tutti siamo un presidente degli Stati Uniti, quindi, e poi costeranno molto e ne abbiamo già Esatto. un'esperienza. Io, ecco, guardo con fiducia a questo perché abbiamo anche in Italia Rino Rappuoli che lavora a Siena, che sta sviluppando questo tipo di terapia, ma l'abbiamo vista con grande successo, ha costituito anche un premio Nobel per la medicina, gli anticorpi monoclonali come immunoterapia del cancro, abbiamo visto che rivoluzione abbiano portato. Quindi, Quindi scusi, questi professore. anticorpi, nel caso di tumori, si dirigono contro. Lei ci sta dicendo che le soluzioni lei le Prego. vede in prospettiva, all'orizzonte, ma che c'è bisogno di tempo, dobbiamo avere pazienza e nel frattempo dobbiamo capire come muoverci nell'oggi.